Allora, le articolazioni metatarso-falangee sono quelle articolazioni a condilo, quindi condiloartrosi, tra la testa del metatarso e quindi che porta il condilo fondamentalmente e la base della falange prossimale in questione, che invece quindi presenta prossimalmente una cavità glenoidea, che anche ecco, ingrandita ecco, da un labbro glenoideo e quindi condiloartrosi vi è una capsula che è rinforzata da un legamento. Vediamo se lo trovo, ma non dovrebbe esserci. Un legamento plantare qui e poi i legamenti collaterali. Laterale e mediale, quindi molto simile se non, per non dire uguale a quelle metacarpofalangee, quindi legamento plantare, legamenti collaterali, laterale e mediale come rinforzo. E l'azione concessa a questa articolazione è di leggera flessoestensione delle dita rispetto al metatarso.